Bella a tutti ragazzi, sono Mirko, bentornati su Gameplay Channel e su Breachers. Ragazzi, quest'oggi vi voglio portare anche un titolo in VR veramente, veramente figo. Allora, ci proviamo una partita rapida e fondamentalmente il Rainbow Six della VR. Veramente tanta tanta roba. C'è anche la modalità, diciamo, addestramento con i bot, che magari proviamo dopo, perché è un po' più semplice. Adesso sicuramente, ragazzi, gli altri giocatori mi faranno un mazzo della miseria. Intanto che trova la partita, noi niente, come non detto, vi volevo far vedere il poligono di tiro, possiamo anche provarci le armi e tutto quanto. E fondamentalmente, come dicevo, è un Rainbow Six della VR, perché dobbiamo fare più o meno le stesse cose, nel senso che abbiamo una bomba da disinnescare, abbiamo in questo caso una prima fase da acquisto che possiamo fare da qua, quindi ci scegliamo. Che cacchio, aspetta, vabbè, niente, ho preso l'MP5, ma sono senza nulla e non ho né mirino né niente. In questo caso dobbiamo difendere, non ho neanche i gadget. Qua qualcuno ha buttato a terra qualcosa, ma va bene. Allora io copro magari quella porta, vediamo se arriva qualcuno. Vediamo. Ciao, ciao bella. Ciao. Sì, sto qua. Io copro qua. Occhio, arrivano di là. Spero che mi coprano da dietro, più che altro, perché se mi arrivano da dietro sono fregato. Teoricamente non dovrei avere la chat attiva in gioco, perché l'ho disattivata, quindi spero che effettivamente non sia attiva. Coperto di là? Ok. Questo mi guarda male, non ho capito se perché ho la chat attiva e mi sta sentendo parlare. Nel caso fa niente, chi se ne frega, io devo registrare il video, quindi ciao, non rompere le balle. Coprimi il deretano, zio. Coprimi il deretano. Porca vacca. No, via. Via che scarico, dammi una mano. Ok. Grazie, zio. E l'avevo ferito bene, ma... Ok, ci ha pensato lui a ucciderlo, meno male. Non so se... zio, però se stiamo qua... Occhio. Ok, attenzione che arrivano. Via. E che cacchio. Ok. Vediamo di caricare, occhio. Occhio, giovane che arriva di lì. Ok, round vinto, perfetto. Perfetto, abbiamo vinto, ucciso uno dei miei, scusa, non volevo fare, non l'ho fatto apposta, abbi pazienza, però fa niente, questo round l'abbiamo vinto. Ok, adesso abbiamo la fase d'acquisto, quindi riprendo questo, che mi piace un sacco, il mio MP5, gli mettiamo il silenziatore, il caricatore esteso, l'impugnatura. Ok, ci prendiamo le granate incendiarie e direi che va a posto, siamo a posto, sì. Dai, per adesso prendiamoci questa, va, come pistola che mi piace di più. Ok, perfetto, dai. Così direi che va bene. Benissimo. Fucile d'assalto, fucile... fucile normale, no, direi di no. Dai, va bene questo. Allora, qua che cacchio abbiamo? Un green screen enorme. Questa è la bomba che i nemici devono disattivare. Qua vedete che loro hanno messo le trappole, perché ci sono anche tutte le varie trappole, i sensori in movimento, come su Rainbow Six. Anziché avere, diciamo, degli operatori differenti, abbiamo fondamentalmente, qua è l'altra bomba, abbiamo fondamentalmente dei gadget che possiamo per l'appunto andare ad attivare. Io magari mi metto, occhio che vedo, ah no, era il mirino di quell'altro. Ok. Sì, quindi noi possiamo andare di qua e aspettiamo un attimo, vediamo chi arriva. Io magari starei di qua, starei in questa bomba, vediamo un attimo se da qua, da dove posso entrare, da lì. Ok, mettiamoci magari qua, dai, io proteggo la B a sto punto e ci proviamo. Ci proviamo un attimo, veramente molto figo, ragazzi. Vabbè, prima credo di aver fatto un assist, perché come detto uno l'ho ferito tanto ma non l'ho killato. Gli altri stanno tutti di là, quindi spero che qualcuno poi venga qua a darmi una mano. Speriamo. Io intanto vedo... Ah sì, ok, posso pingare così. Ok, perfetto. Occhio. Datemi una mano, ragazzi. Qua. Occhio anche lì. Attenzione. Ecco
quelli che arrivano. Uno è già morto. Occhio che uno dei nostri è andato. State giù, eh. Attenzione che arrivano. Madonna, stanno morendo tutti i miei. Bravo. Ce n'era uno qua. No, ma porca... Ma non mi ha sparato. Ma porca miseria, non mi ha sparato. Ma mannaggia la miseria. Vediamo se lo uccidono. Adesso sono in modalità fantasma. Quindi posso vedere i miei, ma non posso vedere, diciamo, i nemici. Perché vabbè, ovviamente, sennò sarebbe troppo... Troppo easy. No, round perso. Dai, cacchio, sono riusciti a disinnescare, mi sa. Ah, no, l'hanno ucciso. L'hanno ucciso, era lì. Il maledetto era lì. Porca miseria, uno vinto e uno perso. Mannaggia la miseria. Io cos'è che ho fatto? Un assist. Sì, mi sa che ho fatto solo un assist. E vabbè. Allora, io riprendo questa che mi piace. Come detto, purtroppo, facciamo l'olografico, gli mettiamo su, impugnatura, caricatore esteso e ci siamo. E mi dai questa qua. Allora, dammi la granata incendiaria. Prima non l'ho usata, avrei dovuto usarla effettivamente. A parte che posso prendere anche una trappola, dai. Prendiamo anche una trappola, va? Va bene, sì, chiudimi sta roba. Allora, qua da dove possono passare? Dunque, una bomba è qua. Quindi, mo io non so bene la trappola come si attiva. Ah, così si attiva. Ok, posso metterla qua? No, assolutamente no. Ah, grazie. Grazie, zio. Grazie. Ok, vai. Mettila su. Vai, mettila su. Non so se l'ha messa, vabbè, speriamo. Speriamo l'abbia messa, ragazzi. Allora, fammi stare un attimo di qua. Ok, io mi infrocio qua dietro. Che così, vediamo un attimo se riusciamo a beccare. Questo lo posso tirar via. Maledetto monitor del cacchio, no? Ok, la buttate. Io non so come installare le trappole, ragazzi. Abbiate pazienza, ma non ne ho la più pallida idea. Va bene, loro sono tutti di là ovviamente, io sto di qua. E vediamo se becchiamo qualcuno. Vai. Tu stai di là, tanto qua c'è la trappola, quindi teoricamente io mi metto qua tra i due monitor. Così non dovrebbero vedermi. Quantomeno non così facilmente. Vediamo se riesco a ucciderne qualcuno. Adesso arriveranno perché manca un minuto e 45, quindi spero che mi riparino dietro, ragazzi, perché stanno morendo dietro i miei, sa? E che ho paura che vengano di qua. Veramente paura che vengano di qua, ragazzi. È vero che di qua siamo protetti dalla trappola, però. E la uno è morto. Che cacchio è quel coso? Hanno piazzato. Non so dov'è. E non so dov'è. Ok, l'ho ucciso. No! Vabbè, ce n'erano troppi. La madonna quanti erano. I miei sono morti tutti, porca miseria. Ma c'è ancora qualcuno, no? Mannaggia. Vabbè, e adesso dobbiamo attaccare. Allora, purtroppo non abbiamo... diciamo così, non abbiamo... mettiamogli il laser, va? Va bene, facciamo così. Ok. Dicevo, non abbiamo i fucili, perché non ho ancora soldi, però ho la granata, quindi quella me la piglio. E abbiamo la pistoletta. Cioè, guardate che cacchio di spettacolo, ragazzi, ci possiamo rampinare. Oddio, io soffro di vertigini, ragazzi, mi sto a cagasotto. Seriamente, oddio! No, vabbè, vi giuro, la sensazione, cioè, per chi soffre di vertigini è allucinante. È veramente allucinante. Io non posso guardare sotto, ragazzi, ve lo dico. Io non posso guardare sotto, mi sto a cagasotto. Aiuto! No, davvero, vi giuro, non sto scherzando. Veramente, per chi soffre di vertigini, sta cosa qua è terrificante. Non l'avevo ancora mai fatta, ma sta cosa qua... Andate sotto di qua o facciamo di qua? Qua? Sì? Ok? Vai. Vai, è tutto tuo, vado. Ok, via. Ok, è di una figata, ragazzi. È di una figata assurda sta cosa. Ok, però stanno andando tutti sotto. Io vado sotto con loro a sto punto, che sono più scemo, scusami. Fammi ricaricare un attimo. Ok, possiamo andare. Giovanni, che stai fa? Non so cosa stia facendo. Entriamo.
Vai, 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 vai. Ok, io ho paura da sopra più che altro. Madonna, ah, pensavo fosse uno da dietro, invece. Occhio. Ok, mi abbasso anch'io. Vai, vai, planta, planta. Dov'è? È qua. Bravo che l'ho ucciso. Ah, c'è un altro, mi sa? No. E uno là. Mi sa? Vado io, vado io. Aia! Tacci. Ok, l'ho fatto. Vai, planta, planta. Convinto. Ok, perfetto. Sta plantando. Vedete che qua praticamente andiamo a plantare in questo modo. C'è un minigame da fare. Molto molto figo e quindi si planta in quel modo lì. Allora io stavolta voglio cambiare un attimo fucile, gli mettiamo il silenziatore, gli mettiamo, no, mettimi l'olografico che lo preferisco, gli mettiamo, sì, dammi sempre la granata incendiaria, dai, che va bene. Ok, sì, direi che così ci siamo e possiamo andare. No, di nuovo che mi devo calare, vi prego, cioè, ma vi prego ancora. Ah vabbè, ma qua è più facile sta cosa. Ok, andiamo giù veloci. Olè. Vai. Da su? Dove andiamo? Ok. Figata che per rampinarci facciamo così dal basso, veramente, ragazzi, è uno spettacolo sto gioco assurdo, veramente uno spettacolo assurdo. Questi che cacchio stanno a fare? State a fare, ragazzi. Vabbè, questo si dondola. Questo si dondola. Dai, andiamo? Dai, uno, via, vai. Bussano, bussa, bussa. Toc toc, chi è? Questo si lancia, va le tattiche. Che cacchio di spettacolo. Cioè, questo è Rainbow Six, ragazzi. È uno spettacolo assurdo. È veramente uno spettacolo assurdo. Vai. Ah, no, ma è il drone del mio questo, scusa. Sorry. Sorry, sorry. Ok, io copro un attimo di qua che. Non so se c'è qualcuno di qua più che altro. Ma andiamo. Sì, è vero, perché c'è anche il drone tipo Rainbow Six, ovviamente. Ma io qua. Io ho paura che arrivi qualcuno dalle scale. Copro un attimo le scale. Ah, entrano di qua? Ok. Stiamo qua un attimo. Vai. Porca vacca! L'ho mancato tantissimo. Vediamo, dove sta? Dove stanno? E non so dove sta. Ho sentito di qua. Ok, piazzato. Ok, ucciso. No, maledetto, ce n'era un altro dietro, cacchio, pensavo mi coprisse il mio. Porca miseria, dai che va. Però l'abbiamo piazzato, quindi se lui non disinnesca, teoricamente riusciamo a vincere. Perché lui non sta disinnescando, mi sa che. Ah no, adesso ci sta andando. Però magari non fa in tempo, vediamo. Deve fare il suo minigioco e deve sincronizzare le onde queste qua. No, ma mi sa che ce la fa. Porco boia, ce l'ha fatta, maledetto. Maledetto, ce l'ha fatta, ragazzi, ce l'ha fatta. E ci ha fregato. Io questo qua l'ho ucciso, l'avevo sentito che veniva da destra, ma quell'altro, sinceramente, dietro pensavo e speravo mi coprisse. E invece, ma. Sai che? Dica, dica. Sai che? Che vuoi? Ah, questa? Sì, lo so. Vai, glielo tu. Ok, voleva. E non avevo capito, scusami. Ok, non avevo capito cosa volesse, sinceramente. Allora, mettiamo tutto. Ma io lo terrei anche senza mirino, sinceramente mi trovo pure meglio, sapete. Sinceramente mi trovo pure meglio, vai. Vai che ci siamo, dai. Ok, andiamo sempre di qua, eh. Sì, voi proprio mortacci vostri, volete la mia morte proprio. Aspetta che. Madonna, fammi girare, non guardare giù. Mirko, non guardare. Dove siete? Non vi vedo. Ah, sì, qua. Ok, dove vuoi. Dimmi solo dove vuoi andare per cortesia.
che io non posso guardare giù, zio. Da qua entriamo. Ah, ok, qua c'è il pavimento. Piano piano. Madonna santissima, sto caga sotto. Sto caga sotto in 18 lingue del mondo. Vai, 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 vai. Spacca tutto. Vedete, lui lancia il drone. Fighissimo il drone. Che cacchio di spettacolo. Che cacchio di spettacolo. Io sinceramente, allora, in VR mi trovo decisamente meglio col collimatore classico, cioè senza il mirino, quello olografico, quel che l'è. Mi trovo decisamente meglio così. Vediamo dove sono. Qua non vedo nessuno. Andiamo di qua. Poi ovviamente, ragazzi, fatemi sapere se vorreste vedere altri giochi magari in VR, volentieri. Volentieri ve li porto. Io comunque gioco col Quest 2. Questo titolo è uno standalone, quindi non dovete avere un PC per giocarci, vi basta il visore. E devo dire che gira da Dio. Cioè, veramente le sensazioni che gli dà sono molto molto belle. Ne avrei anche un altro da portarvi. E fatemi sapere se vorreste vederlo. Io do un attimo un occhio qua, perché non è che mi fido molto, no? Come su Rainbow sicuramente ci sono gli esterni che stanno fuori per poi inchiappettarti di spalle. Però qua sembra che non ci sia nessuno, sembra, Sembra. Devo dire, ragazzi, che comunque gli spara tutto. Dove sono i miei? Cacchio sono? Ah, tutti di là. Devo dire che comunque gli spara tutto in VR. Sono sicuramente il massimo della vita. Oh, ma si riesce a spaccare sto coso? Vorrei uccidere qualcuno di me a spaccare sto coso. Non si spacca. In questo verso non si spacca. Io provo un attimo indietro che... E arrivo, no? Forza, occhio. Dice qualcuno... Ma porca dai, t'ho preso però. Ma mannaggia la miseria. Dai, l'avevo preso tantissimo. Ma che cacchio c'aveva? Il giubbotto antiproiettile c'aveva questo. Cioè, ne ha uccisi un sacco di miei, il maledetto. Porca miseria. Ma ha fatto secco, ragazzi. È rimasto solo lui, ma... io il problema è che non vedo assolutamente dove sono i nemici. Lui ha pochissima vita, quindi dubito che ce la faccia. Ok, spaccato il coso. No, bomba detonata, non ce l'abbiamo fatta. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Non ce l'abbiamo assolutamente fatta. Va bene, gente. Ecco, l'hanno anche ucciso. Comunque, questo è The Breachers. Come detto, veramente, veramente un gran titolo. Mi piace veramente un sacco. Mi piace veramente un sacco. A me piacerebbe fare un round magari dove si riesce a vincere, ma... Chi lo sa se ce la facciamo? Chi lo sa? Vuoi questo? Volete questo? Chi è che lo vuole? Vuoi? Vuoi questo? No. O non vuole nessuno? Oh, bravo, andiamo di qua, va, che così mi evito di rampinarmi da chissà dove. Perché, insomma, non è che sia proprio il massimo della vita. Che ha buttato quello? Cacchio, ha perso. Non so. Non so cosa ha perso, ragazzi. Poi uno volendo può entrare anche così, stile Rambo. Ovviamente siamo decisamente più imprecisi, però. Allora, questi si calano sotto, ma io entrerei di qua. Dai, aprite. C'è nessuno? Toc toc. Chi è? Chi è? Vai, vai, vai. Buttiamo giù tutto. Ah, maledetti. Ok, ciao. Tirami la pistola, dammelo di qua, che facciamo in serio. Però è una figata, cioè puoi entrare in stile Rambo con due armi. Quello faceva il drone, ok. Occhio. Non so dov'è. Non so dov'è. Ah, è di là. Occhio. Morto? Sì. Vabbè, qua ci stanno già massacrando. Muori, maledetto. Ok, ne ho ucciso uno. Ma ce ne sarà un altro, mi sa, No. No, credo di no. Ok, io c'ho anche una granata, peraltro. Dove cacchio l'ho tirata? Ma vaffan bagno. Vabbè, non l'ho neanche attivata, peraltro. Occhio.
Sta qua. Porca, e ce n'erano due, vaffan bagno. L'ho ferito, ma mi ha ucciso. Maledetto. Dai, uno l'abbiamo ucciso, ma... ma l'altro non ce l'abbiamo mica fatta, porca miseria. Ma ha segato proprio. Come siamo andati? No, ultimi, tra l'altro, ho fatto 3 kill, ho fatto 5 assist, però niente, purtroppo... purtroppo non ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto 3 kill, 5 morti, 5 assist, quindi non è proprio, non è proprio andata benissimo, sinceramente, però l'abbiamo vinto comunque, quindi questo almeno siamo riusciti a vincerlo. Va bene ragazzi, comunque questo è The Breachers, come detto fatemi sapere se volete, io volentieri ve lo riporto. Adesso stavo imparando un po' a utilizzarlo, io ammazza che cannone che c'ho, ammazza, oh questo è un gran cannone, porca miseria, questo è un enorme cannone, questa è una figata. Questa è una figata assurda. È veramente, veramente una figata assurda sto coso. Mamma mia che spettacolo. Che spettacolo. Bellissimo questo qua. Bellissimo, bellissimo. Voglio provare giusto a sfondare la porta con questo. Ah, questi si buttano tutti di sotto. Vabbè, andiamo di sotto allora. Se riesco a rampinarmi magari. Ok. Vai, andiamo giù. Olè. Vai, ci sono, sfonda, sfonda. Vabbè, dai, va, vediamoci ancora sto round. Vediamo se ce la facciamo col mega cannone che ho preso. Ah, vuoi il coso? No? No? Ok, ce l'ho fatta. Vai, preso? Ok. Sì, non è... mi devo ancora abituare, ragazzi, perché non ci sto giocando da tantissimo, anzi pochissimo che ci gioco. C'ha sempre giocato mio figlio, un sacco che l'ho comprato, ma c'ha sempre giocato Alessandro e lui si diverte un sacco. E quindi io in realtà è da poco che l'ho scoperto sto titolo. Voglio vedere come cacchio sto cannone, perché come questo fa i big danni fa. Ok, copriamo di qua. Mi sa che c'è già qualcuno là. Lo so. Lo so. Sicuramente stanno qua come prima, eh. Sicuramente ci aspettano come prima. La madonna, due ne ha presi. Due in uno ne ha presi. Io sto qua un attimo a coprire, vediamo i miei che giro fanno. Vediamo. Eccolo. Cacchio sta. Cacchio sta il maledetto. Aspetta, vediamo se riesco a tirare la granata. Ok. Ho tirato quella incendiaria. Vanno di là. Quindi provo ad andarci anch'io. Ok. Seguiamo un attimo i miei, vediamo dove vanno. Mazza quanto corrono. Ok. Riescono ad entrare di qua, ma... la vedo brutta questa, eh. Oddio. Porca vacca. Ok, l'ho beccato. Col mio faccio tanti danni, eh. Sì, sì, sto giusto, sto giù, tranquillo. Mazza, col fucile a pompa. Ma guarda che rosa che c'ha. Che cacchio di occhio. C'ho un bel cannone io. Vabbè, però, tutti morti qua. Vaffancuore, dai! Che cacchio, l'avevo quasi ucciso. Bello sto round, dai. Questo mi è piaciuto, questo mi è piaciuto. Va bene ragazzi, quindi questo è The Breachers. Prima partita della giornata, vedete, sono a livello 2 perché ho proprio appena appena iniziato. Adesso sono aumentato a livello 3, quindi ho fatto danni inflitti, assist 5, uccisione, mi sa che ne ho fatte 7. Non ho visto. Non ho visto quante uccisioni ho fatto, però vabbè dai, comunque sì, credo 7 forse, qualcosa del genere. Comunque fatemi sapere, mi raccomando, cosa ne pensate. Come sempre lasciate un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanellina delle notifiche. Io da The Breacher vi saluto e ci becchiamo alla prossima, ciao!